ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Ragazzi, torniamo con i calciatori panini. Ragazzi, settimo episodio della serie, torna l'emozione dei calciatori panini dopo una puntata poco emozionante, quella della scorsa settimana, con veramente pochi giocatori di talento. Torniamo con i famosi 10 pacchetti in cui tentiamo di trovare ancora CR7. Ragazzi, ne abbiamo trovato uno, ci mancano gli altri due, la 281 e la C1. Ragazzi, sono sicuramente quelle che vorrei trovare per continuare la collezione, che sta proseguendo veramente bene, e mi mancano intorno alle 200 figurine, ragazzi, quindi veramente sta proseguendo molto molto bene, a neanche un mese dall'inizio della collezione. Allora ragazzi, partiamo subito, ragazzi, 10 pacchetti, vediamo se troviamo il colpo CR7. Io parto sempre così, per dare a voi la possibilità di vedere subito in anteprima. Allora, se non sbaglio, Parigini della Torino. Poi, Mario Pasalic, come sempre, Mario Pasalic dell'Atalanta. Robin Gosens, ragazzi, dell'Atalanta. Ce l'ho anche al fantacalcio, lui è uno che, di quelli che non mi delude quasi mai. Poi la maglia della Fiorentina, se non sbaglio, della Fiorentina. E poi tre calciatori del Cittadella, esattamente Paleari, Maniero e Benedetti del Cittadella, ragazzi. Quindi partiamo bene con anche Gosens, che ho il fantacalcio, quindi sicuramente una buona presa. Buon pacchetto questo. Buon pacchetto, andiamo avanti con Alberto Paloschi, ragazzi, nel mirino del Chievo. Alberto Paloschi potrebbe essere un ritorno a Verona per l'ex Chievo. Mbaye del Bologna. Balon Berami dell'Udinese, la carta sempre extra, la maglia della Roma. E poi ragazzi, Ivan Juric esonerato dall'allenatore del Genova, ma ormai era già stato stampato. Allora ragazzi, Juric del Genova, e negli aggiornamenti ci sarà sicuramente Cesare Prandelli. Andiamo avanti con un'altra bustina, andiamo avanti con Suso della Milan. Poi Andrea Pinamonti del Frosinone, il portiere del Parma, Luigi Seppe, molto molto bene, questo mi mancava anche, lo stadio San Paolo di Napoli, e poi ragazzi, Marek Hamsik, ragazzi, e raro. Terza bustina aperta di Juventus e di Cristiano Ronaldo, neanche l'ombra. Andiamo avanti. Ancora con Leonardo Capezzi dell'Empoli. Amato Ciciretti, ragazzi, lui volevo trovarlo, veramente un giocatore incredibile. Amato Ciciretti, ragazzi, che gol l'anno scorso allo Stadium Club del Benevento. Ciciretti trovato. Poi Federico Barba del Chievo Verona, lo scudetto dell'Atalanta, e poi la squadra del Napoli. Però abbiamo trovato Amato Ciciretti, ragazzi, stella della Benevento, che è andato in Serie A 2 anni fa, adesso in forza al Parma dall'anno scorso, un buon giocatore. Avanti con Donsa del Bologna, e José Palomino dell'Atalanta, il Mitchell Dix del Bologna, tre calciatori del Calcio Padova, e sono appunto Merelli, Perisan e Trevisan. E poi ancora una volta, ragazzi, Hamsik raro. Pazzesco, abbiamo trovato due volte Hamsik raro. E allora ci mancano, sicuramente siamo a metà dello spacchettamento. Siamo a metà dello spacchettamento. Però di là, ragazzi, Ronaldo, e ancora niente. Andiamo avanti con Manuel Pasqual dell'Empoli, e Gobbi, del Massimo Gobbi del Parma, il Federico, il prodotto dell'ex Roma, Federico Viviani della SPAL, tre calciatori della Padova, e appunto Salviato, Ravanelli e Cappelletti, che mi mancavano per terminare il Padova, e poi tre calciatori del Foggia, per appunto Chiaretti, Deli e Ciccirelli del Foggia. Però abbiamo trovato la figurina mancante del Padova, che termina. Ho terminato il Calcio Padova, la squadra della mia città, finalmente. Mi mancavano solamente questi tre calciatori e li ho trovati. Molto molto bene, sono contento per adesso. Però ragazzi, vorrei trovare uno della Juve, visto che non ne trovo veramente da tanto tempo uno della Juve.
avanti con Danilo del Bologna, poi Paolo Faragò del Cagliari, Daniel Ciofani del Frosinone, altri tre calciatori del calcio Padova, veramente abbiamo fatto tanto così tutta la squadra, appunto Belingheri, Clemenza e Capello, e poi tre calciatori del Benevento, Insigne, Coda e Raul Accenzo del Benevento. Ragazzi, tre pacchetti alla fine, vediamo questo. Vediamo cosa troviamo. Vediamo cosa troviamo. Vediamo cosa troviamo. Troviamo Allan del Napoli, niente male. Ancora Paolo Faragò del Cagliari. Keita Balde dell'Inter. Tre calciatori della Palermo, appunto As Falletti e Stefano Moreo. E poi tre calciatori dell'Ascoli. I due portieri Perucchini e Lanni. E poi Riccardo Brosco. Ragazzi, due pacchetti alla fine. Due pacchetti alla fine. Andiamo, proseguiamo con Lorenzo Crisetig della Frosinone. Altro calciatore della Frosinone, Soddimo. Poi Durmisi della Lazio. La maglia dell'Empoli. E poi lo scudetto della Roma. Ragazzi, ultimo pacchetto. Ne troviamo almeno uno della Juve, secondo voi? Lo troviamo qua dentro uno della Juve? Vediamo. Adesso non c'è anche l'ombra. Veramente non c'è l'ombra. Non c'è l'ombra di uno della Juve. Astensione. Stefan Zonzi della Roma. Mancava anche. Babacar del Sassuolo. Il portiere dell'Udinese, Juan Musso. La carta extra. La squadra della Lazio. E poi lo stadio Luigi Ferraris, ragazzi, neanche stavolta di Cristiano Ronaldo oro, è raro come volete chiamare, della carta C1 non c'è neanche l'ombra, non riusciamo a trovarlo. Ragazzi, ci vediamo veramente, dobbiamo continuare, devo continuare, continuare. Settimana prossima, nuovo spacchettamento, 10 pacchetti come sempre mercoledì ragazzi, ore 9, qui su 2009 Sport, lo spacchettamento dei calciatori panini, la collezione continua l'avventura dei calciatori panini. Ragazzi, grazie per la visione, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo al prossimo video.